Oh, buongiorno a tutti quanti, ma da quanto tempo non ci vediamo? Ultimamente la mia vita si è un po' comunque è più impegnata di prima, sto facendo un sacco di cose in più e mi metteva un pochettino d'ansia anche creare i video, comunque avere tutta questa impostazione ogni lunedì uscire un video, quindi adesso voglio prendere con più tranquillità, quando voglia registro, quando voglia edito, quando voglia il video esce, quindi con calma, ecco, quindi non ci sarà sicuramente la sicurezza nell'uscita dei video, però amen. Comunque girare i video mi piace, parlare con voi mi piace, quindi lo voglio tenere come un qualcosa di... Deve essere piacevole, anche non stressante, perché quando le cose piacevoli diventano cose stressanti, vuol dire che non è più un piacere. Oggi è 24 marzo, è già marzo. Oggi una giornata molto basic, non sarà un video lunghissimo, vi porto un pochettino con me, avete visto la colazione. Adesso vado a fare un po' di spesa con papà lì per Coop, prendiamo due o tre cose e poi niente, vi faccio vedere un po' quello che mangio in giornata, una cosa molto tranquilla. E quindi niente, adesso mi vesto e noi ci vediamo dopo. Ok, sono tornata a fare la spesa, in realtà già da un'oretta. Ho appena pubblicato un post su Instagram, argomento che vi interessa molto, devo dire, cioè come fare i piegamenti. Ma ho voluto creare una serie di video a carosello come post, dove appunto vi spiego tutto quanto, lo trovate qui. Ogni mercoledì esce un video per quanto riguarda allenamento oppure esercizi che odio, comunque tema allenamento. Quindi ogni mercoledì sapete che esce un post del genere. Ho organizzato molto il mio profilo, è una cosa che ho iniziato a fare da dicembre. Da quando l'ho iniziato a fare il mio profilo è cambiato tantissimo, ha avuto una crescita, io ero bloccatissima, sono riuscita invece dopo quasi 2 anni a raggiungere i 20.000 follower, cioè per me è stata una roba assurda comunque. Quindi ho preparato adesso il mio profilo con un piano editoriale, mi stanno arrivando molte più richieste di collaborazione, sto avendo più collaborazioni, noto proprio che la partecipazione di voi così è cambiata notevolmente, quindi credo di aver fatto un ottimo lavoro sul mio profilo, mi ci sono messa perché sennò non aveva più senso continuare. Adesso alle 12:30 ho una consulenza. Allora, io non ve ne ho ovviamente, non ho detto ancora nulla su YouTube, non l'ho neanche ancora specificato molto bene su Instagram perché io tendo a mollare spesso le cose, quindi voglio almeno avere la sicurezza di portare avanti questa cosa prima di dirvi sto facendo questo. Quindi comunque vi lascio sempre un po' di informazioni, quando siete curiosi comunque mi scrivete, mi chiedete informazioni in più, allora le spiego. Praticamente io sto studiando per diventare coach del benessere, wellness coach, e già sono comunque, sto facendo tutto quanto, il percorso e già sono in attività. Detto ciò, quindi vi dicevo, tra poco ho una consulenza, poi dopo si pranza. Ci vediamo dopo per il pranzo. Pomeriggio, sono quasi le 4 e un quarto, infatti tra poco ho una consulenza. Sto mangiando un pezzettino di cioccolato fondente. Comunque ci vediamo dopo per merenda. Un bel mix di frutta perché quando arriva la bella stagione, il caldo, mi avviene una gran voglia di frutta, soprattutto poi quando ci sono le fragole, la macedonia è d'obbligo. Ho preparato questa macedonia con fragole, kiwi e banana, poi ho messo dei semi di chia che trovate su Bulk e anche un mix di semi vari e anche della frutta candita ovetta che trovate sempre su Bulk. Vi lascio qui l'immagine. Se non l'avete mai notato, io me ne sono accorta da poco, infatti ho voluto provare il mix, consigliatissimo nell'insalatone, è buonissimo. Poi, magari me la smezzo tra un po' e per il dopo cena, questa barretta, questa è quella vegan di Bulk. Come potete notare, sto chiamando Bulk, non più Bulk Powder. Non mi ricordo se vi avevo già detto questa cosa, comunque c'è stato tutto un rebrand di Bulk e infatti non si chiama più Bulk Powder. Potete vedere, questa è già il nuovo packaging, hanno cambiato tutti i packaging e ora secondo me sono davvero molto più belli. Mi guardo un po' una serie TV coreana perché ho scoperto un'app che è tipo un po' Amazon Prime, è gratuita.
Però tipo devi fare un abbonamento se vuoi vedere certe serie TV. Sono un po' strani, devo dire, però voglio dargli una possibilità. La recitazione è completamente diversa da quella classica americana o da quella italiana. Non so come descrivo, magari provate a dare un occhio, eh. E niente, noi ci vediamo per cena. By myself, so I control the volume.